Buongiorno a tutti, eccoci alla nostra nuova video presentazione di autori, poeti e scrittori della Casa della Poesia di Como. Abbiamo iniziato questa serie di video presentazioni in estate e pensiamo di andare avanti anche durante la stagione autunnale ed invernale, magari alternandole compatibilmente con quelle che sono quella che è la situazione sanitaria, con anche presentazioni fisiche e non solo virtuali. Oggi abbiamo davvero il grandissimo piacere di presentare un poeta che molti di voi conoscerete perché è una delle voci più significative della poesia italiana contemporanea, Tommaso Chemeni. Buongiorno, Tommaso. Salve. Dunque, leggerò molto brevemente la biografia di Tommaso perché se dovessi leggerla tutta dovremmo star qui almeno 2 ore. Tommaso Chemeni è nato a Budapest, però vive a Milano. È stato professore cattedratico presso l'Università di Pavia e poi, in qualità di anglista, ha scritto molti saggi e articoli sull'opera dei più importanti classici della letteratura inglese e americana, come Marlowe, Coleridge, Shelley, Byron, Carroll, Dylan Thomas, James Joyce, Ezra Pound, eccetera. Ha pubblicato ben 11 libri di poesie, leggo solo gli ultimi titoli: La Transilvania liberata nel 2005, Poemetto gastronomico e altri nutrimenti nel 2012, di cui hai letto anche un brano al Festival Europa in Versi del 2014, ricordo. 107 incontri con la prosa e la poesia del 2014, Boomerang del 2018. Ha scritto poi libri di poetica, tra cui L'arte di non morire del 2000, un romanzo, Don Giovanni innamorato, 1993, e il romanzo poi che presenteremo oggi, un altro di cui parleremo adesso, poco più avanti. Poi un testo drammatico, La conquista della scena e del mondo del 96. Poi tra le sue curatele abbiamo Le avventure della bellezza, 1998-2008. Ed è tra i fondatori del movimento Mito Modernista, una delle correnti poetiche più importanti, appunto contemporanee, del movimento Poetry and Discovery e della Casa della Poesia di Milano. Ha avuto anche molti riconoscimenti per il suo lavoro di poeta e di traduttore, ricordiamo tra i più importanti il premio speciale per la traduzione Giuseppe Acerbi del 2006 e il Montale Fuori Mura alla carriera del 2015, oltre al premio Genesi alla carriera del 2019. Allora, Tommaso, questo romanzo che io faccio vedere anche appunto ai nostri ascoltatori, eccolo qua, edito da Effige Editore qualche mese fa, è intitolato Per il Lobo d'Oro, racconta la tua vita sullo sfondo praticamente di 40 anni di storia europea del Novecento, quindi dal 38, data della tua nascita a Budapest, fino al 1978, cioè il periodo in cui da anni vivevi a Milano. Io però vorrei, dove appunto ti sei trasferito all'età di 10 anni, vorrei partire dal titolo di questo libro che è particolare, Per il Lobo d'Oro. Vuoi spiegarci, di chi è il Lobo d'Oro? Chi è il personaggio che sta dietro questo titolo? Purtroppo è una persona defunta, Michele Morale, che era, mi senti? Che era un libraio in Piazza Piola a Milano ed era più che un libraio, era un consigliere di letture, più che un mercante. Uno entrava, professore, legga questo, non quest'altro. E metteva sempre in vetrina le mie poesie, no? Però mi dice, professore, le sue poesie sono belle, ma non si capiscono troppo. Se lei scrivesse la prosa farebbe un sacco di soldi perché ha uno stile eccezionale. Allora, quando lui, poverino, ci ha lasciati, ho pensato di dedicargli questa mia autobiografia di 40 anni a lui perché me l'aveva chiesto, no? Quindi, in modo un po' mitomodernista, immagino di incontrarlo in un posto fantastico, eccetera. E che lui mi dà questo compito che io cerco di onorare.
Certo, bellissimo. Allora, quindi questo titolo è perché il lobo d'oro? Michele Morale aveva due lobi da mezzo chilo, scherzo, aveva lobi molto più importanti. E io dicevo, come Napoleone, senza, naturalmente sono un po' megalomane, mi piace toccare i lobi. Lui dice, professore, se lei fosse una bella donna, o se fosse Napoleone, glielo lascerei toccare. Ma così non è possibile. E così il povero lobo d'oro non l'ho mai toccato. E siete rimasti comunque nella dimensione della letteratura, senza No, poter toccare il lobo. no, quello era un fatto scherzoso. Certo. Ci divertivamo a prendersi un po' in giro. Poi lui era un uomo straordinario. Si chiama tra l'altro il nome M.M. Michele Morale. Era veramente un uomo morale. Quindi nome nomen, insomma. Questo è un romanzo breve, Tommaso, dove tu veramente in 131 pagine riesci a raccontare la tua esperienza di vita con un linguaggio però che non rinuncia assolutamente ad attingere alla poesia, ha una dimensione di favola, di epos quasi. Gli stessi personaggi hanno un qualcosa di favoloso, leggendario ed epico. Tu sei poeta a 360 gradi. In questa autobiografia hai ceduto alla tentazione della prosa, per citare Sereni. No, mi è venuto spontaneo così. Probabilmente lo stile è l'uomo, cioè non posso scrivere in modo diverso. Cioè non è una tecnica che mi ha fatto scrivere così o una retorica, ma un incontro tra conscio e l'inconscio, quindi tra ciò che volevo dire e ciò che avrei voluto dire, no? Quindi, che non è mai la perfezione, ovviamente. E che quindi questo vuoto che c'è tra conscio e inconscio dà un senso favoloso, mitico, secondo me, perché c'è questo buco in cui il lettore potrebbe inserirsi volendo. Certo, è vero, questo sì, perché sembra veramente una fiaba, una leggenda in cui il lettore viene trasportato. Ci sono anche delle immagini molto vive che sembra di vivere anche da parte del lettore. La cosa molto bella è questa. E poi gran parte dei capitoli ho notato che sono dedicati alla tua infanzia, al periodo in cui tu hai vissuto nel piccolo villaggio di, spero di pronunciarlo bene, Tommaso, perché ahimè non conosco l'ungherese, di Gonyu, giusto? Sulle rive del, Gonyu, sulle rive del Danubio. Tu eri il piccolo Tamas, che dopo è diventato appunto Tommaso, e la tua mamma ti affidò alle cure di una sua amica Maria perché Budapest Una stava badante, subendo, diciamo. ecco, stava subendo attacchi dall'aviazione sovietica. Leggendo queste scene, come ti dicevo, sembra proprio di vivere. Sembra proprio quasi di viverle e si percepisce come già Tamas fosse un bambino dall'intelligenza, dalla curiosità, dalla voglia di capire le cose, molto avanti rispetto anche ai bambini della sua età. Qui cosa avevi praticamente 7-8 anni? Ecco, io vorrei che tu raccontassi, c'era una cosa che mi aveva colpito tantissimo, quando sei finito sotto un bombardamento, appunto fatto al villaggio dall'aviazione, sovietica, quando ti hanno tirato fuori quasi, cioè praticamente morente dalle materie, tu hai detto, sotto l'ascella destra, una nidiata di rospi mi fa il solletico. Ora, un bambino che risponde così quando viene tirato fuori dalle macerie, mi sembra veramente una cosa molto molto particolare. Io vorrei che tu raccontassi magari ai nostri ascoltatori uno di questi episodi della tua infanzia, uno di questi che appunto racconti all'interno del libro. Ecco, praticamente mia madre mi ha mandato con la bambinaia, diciamo così, a Gönyű, perché Budapest veniva bombardata a tappeto da parte dell'aviata Sturmovik, Certo. dell'aviazione. Non sapeva che Gönyű, disgraziatamente, era sulla strada di Vienna e che il generale Voroshilov sarebbe proprio passato lì, e su questo avrei molto da raccontare. Comunque, i tedeschi avevano fatto saltare il ponte per ritardare l'arrivo dei rossi, i quali, arrabbiati da questo trucco, hanno cominciato a mandare delle bombe
dall'altra parte del fiume, e una di queste bombe è caduta proprio su questo rifugio che i tedeschi avevano fatto per noi bambini, perché mi ricordo che la badante ha detto: ma qui ci sono dei bambini, cioè non si preoccupi, noi facciamo un rifugio, noi non sottovalutiamo la vita infatti. Il fatto del rospo è che effettivamente c'era un rospo, solo che aveva un amico, forse è stato un surrealista dell'Impera, perché poi ho conosciuto un tardi, per cui vedendo il rospo ho detto: guarda un po', chissà perché non si è rifugiato sotto le mie ascelle, che sarebbe stato al sicuro, e poi è stato schiacciato. E era questo il senso della frase, che sembra un po' poetica o folle, no? Sì, folle, poetica e ironica anche, molto ironica, perché l'ironia attraversa un po' tutto il romanzo anche. Ecco, le esperienze che tu hai vissuto in quegli anni, hanno, non so, poi dimmi se è vero o no, ma io ho percepito che hanno già instillato in te il desiderio di dedicare la tua vita alla difesa della libertà, al disprezzo della violenza, di ogni sopruso, all'anelito della bellezza, fight for beauty, che è un po', insomma, il manifesto del mito modernismo. In alcuni capitoli del libro, Tamás Tomaso percepisce appunto le parole onore, libertà, eccetera, come qualcosa che può suonare ambiguo. Ci sono per esempio l'episodio, non so se lo vuoi raccontare, di Verushka che perde l'onore, oppure il tuo patrigno Josef che dice, leggo proprio anche il passaggio a pagina 79, che mi sono segnata, che dà un'altra definizione dell'onore, dice appunto a tua madre Edith: sarà una banalità dirlo, cara, abbiamo perduto tutto, ma non l'onore, che è salvo. Allora io ti chiedo, quando hai sentito l'esigenza in te di scrivere in poesia per poter veramente dire che cosa sono l'onore, la libertà, la bellezza? Ecco, la mia esperienza fu che da una parte i nazifascisti, dall'altra parte i comunisti ingannavano il popolo, no? Chi in un modo, chi in un altro. Cioè che non realizzavano il progetto, no? Il nazismo voleva un'Europa totalmente ariana, naturalmente per fortuna è fallito. I comunisti volevano una società egualitaria, hanno fatto una nuova aristocrazia di plebei, no? Che erano peggio dei aristocratici, perché erano più ladri, eccetera. Avendo visto questo, è chiaro che non avevo molte illusioni, no? Cioè non le avevo affatto. E ho pensato che l'unica cosa bella è il pensiero libero, no? Pensare liberamente significa non essere servi dei delinquenti che prendono il potere, no? In un certo senso è una visione quasi anarchica, perché se è vero che i fascisti e i comunisti erano dei delinquenti, oggi c'è il culto del dio denaro, che è una specie di impero, impero del brutto, che la mia poesia combatte, no? Cioè ritengo che sia un impero meno violento, più meno truce, che lascia il piacere alla vita, ma che non permette all'anima di attingere alla verità. Certo, è vero. E qui mi fa venire in mente anche un altro passo del tuo libro, che parla invece del concetto di bontà, che è adotto quando l'ufficiale francese viene fatto appunto prigioniero. Ecco, vuoi leggere quel passo che mi è sembrato bellissimo, in pochissime parole, è a pagina 28, leggilo tu. Perché mi ha molto commosso questo uomo, che è uno di quelli che mi hanno fatto credere nella bontà, no? In un mondo di violenza, no? Il francese la sera, mentre lui era un prigioniero dei nazisti, certo. Comunque il capitano tedesco ha detto: questo è un ufficiale, può mangiare con voi, no?
voi contadini del cacchio, no, questo non l'ha detto, e mangiava con noi e alla fine del pranzo ho offerto un lifesaver, come dicono gli americani, una caramella col buco, che mi è piaciuta molto. Allora, il mattino dopo lui è stato portato probabilmente ad Auschwitz, che Dio abbia pietà della sua anima, o forse no, comunque l'hanno portato via. E il francese in punta di piedi entrò nella stanza di letto di Maria, accarezzò la testa di Tomas che finse di dormire e sotto il cuscino gli infilò il suo tesoro di caramelle. Gesù Maria Santissima e tutta la sua corte celeste, gridò Maria, il francese ti ha lasciato l'unica cosa che aveva, le sue caramelle. Ecco, e questo fu per me una dimostrazione della bontà umana. Infatti scrivi, immobile come un lombrico di mota, Tamás pianse. A lui Pianse. quel gesto rivelò l'indiscutibile, per quanto rara, esistenza della bontà umana. La poesia può tutelare la bontà umana? La grande poesia può essere scritta sia da canaglia che da persona per bene, però quando è grande, la bellezza del verso supera il contenuto cattivo e brutto anche, Certo. perché anche le cose più orrende cantate, non so, da Dante, i tormenti più ingiusti o giusti, inferti ai disgraziati peccatori, sono di bellezza eterna per la meraviglia del verso dantesco, no? Quindi la Certo. poesia è un mondo altro che riscatta dalle brutture del mondo, no? Anche quando rappresenta il brutto, educa l'anima alla beltà. E questo l'aveva capito tra tutti i poeti italiani, meglio di tutti, Ugo Foscolo, Certo. quando scrisse Le Grazie, no? Sì. Perché l'uomo è una belva, ma le grazie lo rendono un essere civile. E che dovrebbe, secondo me, essere una Bibbia da leggere in tutte le scuole, ma non lo leggono. Mi ricordo che a scuola dicevano: è un poemetto neoclassico, poco comprensibile per i ragazzi, per cui non leggetelo, leggete i sepolcri, no? Mentre le grazie sono molto più importanti. Se c'è Certo. qualche sono poesia civile, le grazie è metafisica, no? Certo, ma probabilmente a scuola per dei ragazzi diciamo, del liceo, dell'ultimo anno del liceo, e poi non è neanche vero, però questo rimane più comprensibile o comunque più fruibile sicuramente i sepolcri. Però sono concordo con te che le grazie sono veramente probabilmente la summa di tutta la poesia di Ugo Foscolo. Ecco. Adesso vorrei fare un salto nel tempo e parlare del periodo che hai trascorso negli Stati Uniti quando hai vinto una borsa di studio a Chicago. E oltre allo studio dell'inglese, ti sei dedicato ad una cosa particolarissima che è la boxe. Ora, il connubio tra boxe e poesia e letteratura suona un po' strano, devo dire la verità. C'è però un filo conduttore tra le due cose, cioè tra la forza della parola poetica, la compressione, la violenza, l'intensità della parola poetica e quella del tuo micidiale sinistro quando eri chiamato Absolute Tiger, con il quale hai vinto, hai rasentato, potevi vincere il campionato mondiale di pesi medi. Sì, poi è stato distrutto prima da uno più forte. Pazzi. Comunque, no, per me il pugilato è un rituale che porta la beluinità umana a una forma sublime. Perché nel pugilato non si può fare colpi. Non si può mettere il dito nell'occhio, colpi bassi, anche se qualcuno induce. Insomma, non ti mentre nella vita anche le persone più amate, più vicine, possono sempre accoltellarti moralmente, no? Soprattutto nel mondo della poesia, della Certo. concorrenza, no? Adesso dirò un esempio, ma un esempio, un caro amico che è un po' geloso di me, l'hanno intervistato e siccome l'intervistatore diceva il Kennedy, che splendore qui, che splendore là,
Cioè, sì, ma è di destra, cosa che assolutamente non sono né di destra né di sinistra. Assurdo. Sicuramente non di destra, un pochino di sinistra, ma sì, oggi ho avuto gli auguri per il mio giorno di Natale oggi. Ah, auguri Tommaso, vedi questo, che vergogna. Allora, tantissimi auguri. Comunque forse non te lo dico, ma mi ha telefonato Claudio Martelli, perché che quindi socialistissimo, quindi, perché nel 70 abbiamo fatto al Club Turati il discorso sulla poesia degli anni 70 insieme a Cesare Viviani, che ha fatto anche due libri. E ci hanno ospitato i socialisti senza chiedere se abbiamo invitato poeti di destra, di centro, assoluta libertà. E in seguito mi ricordo che Claudio Martelli mi invitò nel suo ufficio dicendo: le vogliamo dare la rivista, c'è una rivista socialista, Critica Sociale. Io ho detto: non posso, perché pur avendo un cuore vicino al riformismo, la politica è sempre sporca, io sono un libertario. E allora ho consigliato che prendessero un mio amico, Nanni Cagnone, un geniale, forse più intelligente di me, e fu lui che prese il giornale. Quindi lui mi ha telefonato che mi rispettava, che era l'unica persona che rifiuta uno stipendio, no? Io dico: ma questo è niente, io praticamente ho perso la patria, i soldi dei genitori, la Transilvania, dove eravamo originari. Immaginiamoci se mi dispiace perdere un posto, no? E lui è stato molto gentile, ha detto: se lei è speciale. Dico: ma speciale no, sarò anche un po' tonto, però sono un cultore del sublime senza mai riuscire ad esserlo. No, bravissimo, questa è una cosa che ti fa un grandissimo onore, ma del resto fa parte del tuo personaggio, questo, ed è giusto così. Uno non può scendere a compromessi. Tante volte questo costa fatica, ma sono convinta che poi il non scendere a compromessi alla fine ripaga sempre. E poi appunto auguri, auguri per il tuo compleanno, mi fa Grazie. piacere che questa video Sì, presentazione... è stato volgare a dirlo, ma No, hai fatto bene, è che sono stata talmente presa in tante cose, in genere lo vedo su Facebook, perché anch'io sono diventata un po' Facebook dipendente, ma oggi non ho avuto neanche modo di guardare la pagina. Per cui comunque tanti tanti auguri anche da parte mia e da tutti i membri della Casa della Poesia di Como. grazie, tra l'altro volevo dire che ero felice di non essere dimenticato, perché mi ha telefonato, fatto i auguri anche la grande attrice Ottavia Piccolo, Ah, perché negli sì. anni 70 avevo contribuito alla messa in scena dell'Amleto insieme a Serpieri. Serpieri, sì. E lei si è ricordato e mi ha fatto gli auguri, che mi ha fatto un grande piacere che si ricordava ancora. Certo, questa è una cosa molto bella. D'altronde tu hai lavorato talmente tanto per la cultura, per la letteratura e non solo italiana, ma anche a livello internazionale, che è giusto che ci siano anche questi personaggi di grande spessore che ti facciano gli auguri il tuo giorno del compleanno. Nel libro parli anche dei poeti che ti hanno formato e in particolare citi più volte il bardo dal corpo spezzato, il poeta gallese Dylan Thomas. Volevo chiederti in che misura questo poeta ed altri pensi ti abbiano formato. È vero che noi siamo tutto ciò che abbiamo vissuto e ciò che abbiamo letto. Quindi io vorrei che tu mi dicessi appunto questo. E poi anche vorrei che tu mi parlassi dell'incontro con André Breton. Sì, secondo me ogni poeta riscrive la tradizione, no? Cioè, nella tradizione di Dante, Petrarca, Tasso e così via. Uno che non ha uno sfondo che le canzonette non riesce a fare una poesia che abbia una profondità, no? Non dico che copi, ma in qualche modo. Allora, diciamo,
tu chiedevi chi mi ha. Sì, quali sono? Io vedo che tante volte viene citato Dylan Thomas, però ci sono altri poeti sicuramente. Mio poeta preferito, Dylan Thomas, che è inimitabile, Certo, sono d'accordo. perché lui ha un ritmo degli antichi dionisiaci, no? C'è un uomo posseduto da Dioniso, no? Del resto è morto perché beveva troppo, ma questo è un fatto secondario. Comunque la sua poesia, tra l'altro la sua poesia mi ha fatto anche da sopravvivenza economica, perché ho scritto un libro su di lui che mi ha fatto prendere la cattedra, no? Sì. A Pavia, quindi devo a Dylan Thomas molte cose, no? E sì, questo Sì, su Dylan. scusami. È più che altro un'utopia per me. Certo. Invece, Oh. per la Transilvania liberata, esplicitamente mi hanno. C'è bisogno di qualcosa? No. Sì, no, stavo guardando un attimo una cosa. Scusami, devo cercare un attimo il mio caricabatteria del computer. Dovrebbe essere da qualche parte. Arrivo subito. Un secondo, tanto poi. Eccolo qua. Ecco. Perfetto, possiamo andare avanti. Allora dicevo, Dylan Thomas per me è un orizzonte inarrivabile, ma che comunque mi ha dato l'idea che c'è bisogno. Lui, pur usando il pentametro giambico spesso, però lo rinnova. Allora ho capito da lui che per scrivere in italiano c'è l'esempio di Pascoli, novenario, l'esempio del Tasso, che è il mio preferito, l'endecasillabo, e poi ci sono anche i settenari, no? Di Caproni, eccetera. Per Certo. cui scrivendo bisogna in qualche modo avere una misura di contrappunto, no? Per cui Certo. sicuramente influenzato Thomas, poi Pound per la Transilvania liberata, Pound e Tasso, cioè cercando di fare la canto alla Tasso, però tutto è presente che è di Pound, no? Che non c'è come nel sogno. Ieri e l'oggi confluiscono in un domani, no? E quindi e lì Pound è il più grande poeta epico Certo. dell'Ottocento. Poi vediamo chi altro, questi due sicuramente, poi sicuramente Breton è stato per me la scuola in qualche modo, no? Cioè, è stata la fortuna inaudita di un individuo Certo. che è sfuggito al nazicomunismo, no? È finito sulle rive della Senna per imparare il francese, di sedermi su una panchina vicino a un signore a leggere Verlaine, no? E lui mi dice: "Ma lei legge ancora Verlaine?" Dico: "Sì, perché le sue rime sono inimitabili." Allora dice: "Allora lei capisce la poesia." E mi ha invitato in un bar dove c'erano Aragon, Fantastico. tutti gli altri grandi. E allora mi è venuto in mente: ma allora non sogno, sono vero, perché come dipinge Max Ernst, il mio inconscio era, allora pensavo, e l'incontro è stato supremo, no? Lo credo. C'era anche una cosa buffa, no? Che Aragon aveva una donna, Elisa, che ha sempre amato, beh, forse aveva anche un amante maschio, però aveva due fanciulle svedesi. Era molto, molto erotico, no? Allora Breton dice: "Ma Aragone è un po' anziano, tu sei giovanissimo, perché non prendi cura delle tue svedesi?" Allora io gli ho detto: "Non posso suonare il violino su un ombrello in francese. Suonare le violine sul parapluie, perché, cioè, che io sono romantico, non posso congiungermi se non per amore, no?" Certo. Allora dice: "Ma tu sei veramente un surrealista", mi ha abbracciato, perché Breton ha scritto una poesia suprema in cui alla sua donna ha scritto:
Ho trovato il segreto di temer toujours per la première fois. Ho trovato il segreto davanti sempre per la prima volta. Che generalmente tutte le donne dicono: che meraviglia, chissà se è vero. Comunque, È lui vero, meraviglioso. era una visione surrealista e lui ha sempre avuto un grande culto della donna, no? E tant'è vero che nel surrealismo non vengono accettati purtroppo gli ambigui, no? Né le lesbiche né gli Nei omosessuali, gay, che certo. forse era un limite, però perché lui pensava che la bellezza è fondata dagli opposti che si congiungono e quindi a livello fisico uomo-donna, no? E il linguaggio è inconscio, Bellissima questa cosa e sicuramente questo ha influenzato molto anche la tua poesia, perché tutto ciò che hai detto si ritrova. sì, lui mi ha assolutamente in qualche modo bevuto della Certo. sua anima e quando è morto ho scritto un poema per amor suo nel 68, il 28 settembre del 66 è morto e poi nel 68 ho pubblicato Quando, la poesia che poi è stata da Antonio Porta messa nella poesia degli anni 70, no? Come poesia. Quindi Certo. è andata bene, ma lui è grandissimo, purtroppo è un po' dimenticato perché adesso è un'epoca dove non c'è questa forza. Perché in realtà il mitomodernismo ha una bellezza insurrezionale in senso simbolico, non nel senso di violenza, ma di cercare di cambiare lo spirito e l'anima dei contemporanei dal servilismo al dio denaro, che comunque è molto utile, a considerare la forma del linguaggio come fondamentale, Certo, no? Non solo per i poeti. ma io credo che tutta la letteratura comunque riesca nel lungo periodo ovviamente a cambiare le nostre coscienze e quindi ancora più nel lungo periodo a cambiare la società e il modo di pensare. È un processo molto lento, molto lungo, ma che sicuramente è inevitabile. Ecco. Fatto sta che una cosa che mi ha molto colpito è che in questo periodo di pandemia, anche sui social, che vabbè, possono essere intesi bene o male a seconda di come uno li usa, viaggiava tantissima poesia, che fosse bella, brutta, non importa, però c'era. Quindi probabilmente le persone sentivano anche l'esigenza di qualcosa di diverso dagli aperitivi o appunto dallo spendere denaro inutilmente. Sarebbe piaciuto al grande André perché lui diceva che la poesia non deve essere fatta solo dai grandi poeti, ma da tutti, perché Certo, la poesia è la verità dell'anima. è verissimo. Beh, è un grande che l'ha detto, quindi non posso che condividere. Tra l'altro, André Breton ti chiamava, da quello che ho capito, trippa lirica. Sì, è vero, perché lì c'era un troc monsieur che è un panino francese speciale, non so, e io ne ho mangiati tre, no? Allora lui ha detto trippa lirica perché diceva che ero molto lirico, no? Lui diceva: tu vai bene nel surrealismo, avevo già dato qualche poesia, lui diceva bellissime, ma sono più liriche delle nostre, meno Certo. aggressive, tu sei una trippa lirica. Infatti mi ha colpito molto questa definizione, volevo proprio chiedertela. Adesso facciamo un salto ancora nel tempo e andiamo a Milano negli anni 70, appunto quando con Raffaele Perrotta, Alfonso Galasso, Ugo Carrega e altri amici fondaste il Centro Suolo. E le sue finalità le esprimi molto bene in una dichiarazione a pagina 112, che se vuoi leggerle tu. Come vuoi, aspetta un attimo. Pagina 112. Sì, c'è quello che Ugo ha ciclostilato. A noi interessa che qui al nostro centro si parli di poesia. A noi interessa stimolare l'interesse verso la poesia. A noi interessa che i problemi della realtà vengano fuori dalla poesia. A noi interessa allargare l'idea stessa di poesia. A noi interessa far sapere che la poesia non è morta,
ci interessa farla uscire dal nostro centro. Questo era lo slogan iniziale, no? Era un momento interessante, se in voi, era un periodo che c'era la contestazione, no? Certo. Allora io che avevo già vissuto le bellezze dell'Armata Rossa, sicuramente non potevo partecipare al grido Stalin, Mao, no? Pur tuttavia, essendo un riformista, all'inizio mi hanno assegnato la parte culturale del movimento addirittura. Non è che io avessi delle mire, ma siccome ho fatto un bel articolo su Kafka, cioè come la giustizia può essere ingiusta, mi hanno assegnato su Nuova Resistenza, che era il primo foglio del movimento, la pagina letteraria, no? Cosa volevo dire? Mi sono dissociato allorché vedevo che rubavano, con rispetto parlando. Ah. Perché i cinesi e i russi mandavano dei filmati propagandistici gratis. Io, che ero l'uomo della cultura, ricevevo, poi lo davo a loro. Poi, quando ho visto il rendiconto, loro dicevano: film cinese, non so, lire 20.000, come se avessero speso. Pazzesco. Questo era l'inizio. E poi la cosa ancora peggio, quando ero già dimesso, però siccome a Parigi bisognava incontrare Combendi, che era un rivoluzionario intelligente, dopo diventa ecologista del tempo, dice: devi andare tu perché tu parli il francese. Allora accompagno i compagni, e quello che mi colpisce è che come prima cosa vogliono andare a Folies Bergères a vedere lo Spogliarello. Ah. Io dico: ma compagni, una parola, ma amici, fratelli, chiamiamoci come vogliamo, ma che cos'è da vedere con la rivoluzione? È la cosa più vergognosa. È vero. Io sono contro l'uso del corpo femminile. Ah, ma tu sei un reazionario. Insomma, allora mi fanno telefonare, io telefono a Folies Bergères, questa è comica, e dico: un tavolo per 20, no? Allora arriviamo, ci danno il tavolo proprio sotto, no? E dico: come mai? Poi hanno capito Kennedy, Kennedy, no? Infatti il cameriere dice: chi di voi è parente della famiglia Kennedy? E me l'ho detto io. Bellissima. Allora, tornando, loro hanno detto: sto Kennedy è un rivoluzionario mondiale, gli è andato la prima parte. Io dico: è stato un equinozio, come dice tutto, un equivoco, no? Certo. Ma comunque noi abbiamo fatto questo centro perché allora agitavano i libretti rossi e dicevano che la poesia era una cosa per piccoli borghesi. Ed è lì che ho detto: ragazzi, ci dissociamo. E insieme al grande poeta visivo, che è Ugo Carega, e all'amico Perotta, che aveva fatto il mio primo libro di poesie, Periplo, lo chiamava editoria anticapitalista, no? Idealmente, perché in fondo bisogna vendere lo stesso. Comunque, questo è finito, tra l'altro, ho visto al grande museo francese, al Louvre, il mio, perché sulla copertina c'era il disegno di Carrega su questo libro. Certo. Mio. Certo. Quindi, che fortuna. Veramente, questo è un... Mi telefono dal Louvre: complimenti maestro. Dico: chi è che parla? E poi mi ricordavo, questo è un libro che ho scritto negli anni 60. Comunque, detto questo, abbiamo fatto questo centro e come prima provocazione quasi abbiamo fatto il compleanno di Ezra Pound. Perché dicendo, pur non condividendo l'idea di questo maestro, riteniamo che sia l'Omero del nostro secolo. Certo. E lui venne, poi l'uomo non parlava perché è stato 12 anni in manicomio criminale. Sì. Era insomma la sua amante, che era una violoncellista che parlava per lui. E lui mi ha lasciato una grande eredità. Mi ha detto solo in tedesco: immer wieder, sempre di nuovo. Intendeva dire: se credi in una cosa devi essere fedele a te stesso, no? E lui è rimasto fedele, nel torto, ma era fedele, no? Certo. Allora certo. Pensavo: questa è una verità che mi lega l'anima, no? Ed era un uomo che sembrava un profeta.
Poi mi ricordo il giorno dopo, andato alla statale, gli buttavano le monetine. Gli studenti che erano impegnati buttavano monetine, no? Sì, ricordo anch'io quel periodo come un periodo. Io ero, vabbè, adolescente, i primi anni dell'università. Sono stati periodi piuttosto difficili, devo dire la verità, soprattutto per la poesia. E a proposito di questo, volevo chiederti appunto, come vedi, l'evoluzione della poesia da quegli anni ad oggi, soprattutto per quanto riguarda la poesia dei giovani? Ma sai, non voglio fare il paruccone. Breton diceva che belli o brutti, è importante che scrivano perché la loro coscienza manifesta la propria verità intima, no? Certo. Che non si riesce a manifestare in altri modi, no? Neppure coi genitori, le proprie passioni. Però a parte questo, è bene che molti scrivano. Ci sono dei ottimi poeti, ci sono molte tendenze, no? Molte tendenze. C'è la tendenza minimalista di cui è maestro Maurizio Cucchi, che scrive di cose quotidiane. C'è quella metafisica del nostro aiuto, come si chiama? Milo, forse? Sì, Milo De Angelis. Milo De Angelis, sono due poeti molto significativi. E poi c'è la nostra poesia, la mia è quella di Beppe Yusuf Conte, Certo, di sì, beh, Giuseppe Conte, sì. che noi tendiamo alla poesia insurrezionale in un certo senso, nel senso poesia insurrezionale simbolica, naturalmente, una poesia che in un'epoca in cui non c'è la visione del futuro, crei un'apertura verso un possibile futuro immaginifico, no? Certo. In questo senso era anche maestro D'Annunzio, che è considerato di destra, ma forse il più gran poeta del Novecento, il quale ha fatto anche azione. Noi abbiamo fatto Certo, azioni, è vero, sì. la poesia azione, no? Il mito modernismo. E quindi anche lui ha influito indirettamente, abbiamo occupato la collina dell'infinito di Leopardi, Certo, nel 2011, ricordo, fa bellissimo. 450 anni dell'Università di Sì. Stanford. Perché non le hai messe queste cose? Ti fermi al 78, volevo chiederti anche questo, perché non hai messo tutto ciò che hai fatto, tutte queste azioni che sono molto importanti in questa tua autobiografia? Ma quello verrà forse dopo. Comunque, in un'intervista, adesso forse non ce l'ho qui, c'erano delle poesie bellissime proprio di Yusuf, perché non Di confondo con Conte, sì. il presidente, e sulla bellezza, la bellezza d'Europa, a cui non possiamo dimenticare, no? Cioè, c'è una specie di di allargare la poesia a tutto il mondo, come anche le merci, ma la vera grande arte viene tutta dall'Europa. Certo. Sarà un pregiudizio, ma preferisco ai tamburi africani e quelli sudamericani, che comunque sono rispettabilissimi, o al Xinjiang cinesi. È praticamente incomparabile Bach, Mozart, Beethoven, Dante, Petrarca, Tasso. Insomma, l'Europa è il cuore della bellezza italiana e mondiale, no? Per di Certo. più l'Italia è il paese che è la massima potenza poetica del mondo. Sicuramente questo sì, ma questo lo riconoscono anche all'estero. Spesso quando appunto mi capita di andare anche per ragioni letterarie in altri paesi, c'è un rispetto, mi ha stupito tantissimo ad esempio il rispetto e la conoscenza che hanno della nostra poesia i giapponesi. A me addirittura una poetessa ha chiesto di Saba, ora voglio dire bene tutto, ma capisco Dante, Petrarca, Grande Saba. antica, sì.
Questi Sì, sono. molti poeti sono, poeti italiani sono importantissimi. C'è questa cosa strana che la poesia e la pittura e la musica hanno come cuore che batte cosmico l'Italia, no? Perché da Sicuramente. Rossini in avanti, fino a Leonardo indietro, insomma, una volta mi chiedevano in Ungheria, ma come mai in Italia sono tanti geni? E dico, come mai la gente, i plebei sono così terribili? Dico, beh, non userei la parola plebeo, ma la gente comune è meno dotata perché tutto il dotato è andato ai pittori, ai musicisti, ai poeti. Non possiamo dare il buon Dio quando ha distribuito le capacità, all'Italia ha dato il culto della bellezza, È la vero. chiesa della bellezza, ma non ha dato il culto del senso nazionale, dell'unità, perché neppure il Duce è riuscito a unire gli italiani. È vero questo. Sì, questo è un grosso problema perché noi potremmo vivere solo della nostra bellezza anche da un punto di vista turistico. Purtroppo, forse. Appunto, come dicevi tu, per ragioni storiche, non riusciamo ancora a sfruttare appieno tutto il patrimonio che abbiamo. Cioè, No, il davvero potremmo vivere solo di questo. problema è quando io vado a fare le tour, non so, in Sicilia o in Certo. Toscana o addirittura in Sardegna, mi sembra essere un altro paese. Lo C'è so. gente con un tipo di mente totalmente diversa. Cioè, per esempio, i toscani sono talmente diversi dai lombardi. Lo so. E quando io leggevo le poesie, dicevo, oh, tu sei lombardo, perché dicevo certe cose irrazionali, no? Invece loro sono molto più pungenti, no? Cioè molto più ironici. Sì, questo è vero. Poi dipende probabilmente davvero dalla storia del nostro paese, come dicevi tu, dal fatto che comunque siamo stati un paese diviso fino a poco tempo fa, fino al 1861. Non lo so, qui Ecco, sono altri problemi. anche un valore perché ci sono tante cucine, altrove ce n'è una sola. Certo, ma è Cioè, anche la nostra ricchezza è questa, la in fondo. ricchezza. Per esempio, dicevo a Napoli, dicevo di Milo, un grande, no, questo era a Firenze, un grande poeta mistico che affronta la morte, affronta alta, dice, ammazza, o dice questo qui, come sei serioso, dovresti dire che è leggermente vicino alla tomba. Sì, dipende poi appunto da. Da come uno vede le cose, le prospettive, che è vero. Poi loro sono molto ironici, questo sì, fa parte un po' del loro modo di essere. Bene, Tommaso, io concluderei questa chiacchierata che è stata molto così, mi è piaciuta perché è molto informale, con anche il mio computer che si stava scaricando, quindi va bene. Fa parte anche questo della dimensione della poesia. Dunque, volevo dirti, leggiamo per terminare un capitoletto o un brano dal tuo libro, scegli tu quello che preferisci. Apro a caso, non so, bisogna vedere se sia, va bene. Ma anche un piccolo estratto. Ecco, il capitolo terzo, al di là del fiume, tu dimmi quando devo finire. Sì. Tamás László Sándor, alias Tommaso Kemény, in base a recenti studi, sarebbe nato nel mese di settembre dell'anno 1938 a Budapest. Secondo una saga popolare, il giorno auspicato da sua madre Edith fu il 17 e il piccolo, fortunatamente, il 17 del 17 settembre. Aveva ancora la bocca sporca di latte quando sognò che dalla congiunzione del cielo e della terra nacque il fiume sacro, il Danubio, da cui si sentiva l'unico discendente. Fu il Natale del 1940 quando nel salotto di famiglia a Buda l'albero di Natale si rovesciò e il tappeto e le tende presero fuoco.
Allora non c'erano ancora le lampadine decorative, ma si faceva uso di candeline al simboleggiare stelle e comete, in questo caso infide. Fu Lozzi, il padre umano di Thomas, a domare l'incendio rovesciando secchi d'acqua sulle fiamme dilacanti. Fu allora che Thomas cominciò ad amare follemente il proprio padre umano, difensore della sua confortevole dimora, di sua madre e del suo stesso corpo indifeso e della sua patria. Nella sua piccola testa risuonarono le seguenti parole di devozione. Quando si ha un padre così, allora ci si deve uniformare alla sua volontà finché è in vita e alla sua dipartita si deve vivere secondo l'esempio che questi ci ha lasciato intorno. Vado avanti. Va benissimo, grazie Tommaso. Vedi, mi era sfuggito questa data della tua nascita che era nel terzo capitolo. Vabbè, niente, comunque tantissimi auguri ancora. E volevo ricordare appunto ai lettori questo bellissimo libro per il Lobo d'Oro, Tommaso Kemeri per Effigie Editore, che è davvero un libro che va letto, perché parla di storia, di poesia e di quelli che sono i sentimenti umani più profondi. Scritto in un modo davvero coinvolgente, io me lo sono letto tutto d'un fiato, devo dire, in un pomeriggio. Grazie Tommaso, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, è stata dura perché non riuscivamo a collegarci, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Devo aggiungerti solo questo, che a me sembra di essere cresciuto col libro, cioè quando sono piccolo parlo in modo semplice, poi crescendo diventa un po' più complicato, però non sono sicuro. No, ma non lo so, cioè io da quello che leggevo, da quello che ho letto nel libro, riesci davvero a dare l'idea di come i bambini a volte, ma probabilmente i bambini che hanno una certa intelligenza, riescono a dire le cose con una profonda semplicità, perché in fondo la semplicità ha una sua profondità. Ecco, scrivere cose, mi viene in mente, non so, Primo Levi che scriveva cose molto profonde con uno stile chiaro e semplice in fondo, forse gli derivava dal fatto che era anche chimico, quindi c'era questo connubio tra scienza e poesia che a me interessa molto. Tu mi fai volare, mi hai fatto volare con questo libro, davvero. Ti ringrazio, sei stata bravissima. No, sì, grazie a te. Ciao Tommaso e ancora tanti auguri da parte di tutti noi, un bacione. Ciao. Ciao. Stammi bene.